Diciamo che dopo purtroppo la notizia della scomparsa del dottore, e ci siamo subito adoperati per cercare un modo per onorarlo, per ricordarlo, anche perché è stato un personaggio sicuramente conosciutissimo a Pesaro, è stato anche presidente del nostro circolo, è stato un amico per tanti di noi, soprattutto per ovviamente quelli un pochino più anziani, e quindi ci sembrava doveroso, ecco, organizzare qualcosa. E, la manifestazione, la cosa migliore ci sembrava appunto organizzare una manifestazione sportiva, essendo lui un tennista, un appassionato di sport. I soci hanno aderito tutti con molto entusiasmo, abbiamo più di 80 partecipanti a questo primo, diciamo, a memoria a Lugolini. La nostra intenzione è quella di rendere questo appuntamento annuale, addirittura facendo un torneo riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis, e niente, appunto per ricordare questa persona, questo sportivo, perché rimanga, esatto, sempre nei nostri cuori e nella nostra memoria. Ecco. Ho pensato di organizzare questo torneo in onore di Marcello, perché era una persona ben voluta da tutti, stimata da tutti, e noi giocavamo tutti i sabati, c'era un piccolo torneo ormai da 20-30 anni che giocavamo. Lui, sebbene che delle volte avesse male la caviglia, ma lui giocava uguale, perché era talmente amante di questo sport che non mollava mai. Sono contento di aver fatto questo memorial e che tutti i soci hanno partecipato, perché per noi è stata una grande persona, come ripeto. Io sono stato invitato da Giorgio e dagli altri soci così a rappresentare un po' la famiglia, ho anche una sorella, Annalisa, la mamma, e in questo circolo, che era la terza casa di mio padre, nel senso che mio padre ha avuto tre grandi passioni: la famiglia, fortunatamente, il lavoro e questo circolo, di cui è stato presidente, di cui ha fatto tante cose insieme ai suoi amici e soci. Mi sono molto contento e onorato, ringrazio il circolo e tutta la città che continuamente ci dà dimostrazioni di affetto per quello che il babbo ha lasciato in tutti noi.